Allora, quando comincerà la collaborazione, l'unione quindi fra Vita e Resistenza Radicale per le raccolte firme, sia sulla mozione di Vita per la pace che sul referendum? Allora, noi abbiamo già iniziato a collaborare anche sui territori, tra l'altro Carlo Papalini è proprio il nostro riferimento comune, sia di Resistenza Radicale che di Vita, in Umbria, ma che diventerà poi per Vita il referente anche della campagna referendaria proprio, che sarà in grado anche di dare le istruzioni anche ai nostri coordinatori regionali e quindi di sovraintendere a quella che è appunto la collaborazione in essere anche già direttamente dai prossimi banchetti. Il primo banchetto sarà il 22 aprile, giusto, il giorno proprio di apertura della campagna referendaria e già in alcune città d'Italia stiamo già organizzando appunto i banchetti comuni. Quindi nello stesso momento una persona potrà andare a firmare sia per la mozione comunale che quindi per la petizione comunale che per il referendum. Questo sancisce un patto, ma che comunque è una collaborazione che va a ritroso nel tempo, che è semplicemente appunto riconoscersi in un cammino comune che dobbiamo assolutamente portare avanti e cercare di diffondere e di divulgare. La mozione non è di Vita, la mozione, come anche la petizione che stiamo proponendo, è libera e aperta a chiunque. Chiunque può apporre il proprio logo, così come il referendum non deve essere assolutamente proprietà di qualcuno in particolare, ma deve essere a beneficio di tutta Italia e di tutti gli italiani in questo momento storico. Sì, è importante ricordare che la Resistenza Radicale ha aderito al comitato referendario, ha partecipato anche alla riflessione, diciamo, su questo percorso referendario e diciamo, questo deve probabilmente diventare una riflessione di tutti al di là di qualunque sito. Io credo e spero che, per esempio, dal mondo cattolico, dal mondo delle diverse confessioni religiose, dalle comunità, cioè, guardate, si può anche, questo è importantissimo dirlo, si può firmare anche da casa, perché adesso, anche se il governo, tentando di sabotare, non ha ancora messo in atto la piattaforma statale per firmare il referendum, però ce ne sono di private e c'è sulla piattaforma Itagile, si può sottoscrivere i referendum. Quindi, questo con minimo sforzo, o altrimenti, altra via importantissima, in cui non si paga neanche questo euro e 50 al referendum che si paga lì, si va al comune. Tutti i comuni sono obbligati a farvi firmare il referendum. Così, e questo anche è molto importante perché se noi attiviamo i comuni, attiviamo un processo democratico che normalmente è dimenticato, invece diventa davvero molto prezioso che le persone sappiano che quando c'è un referendum posso correre al comune per le prossime volte. Io credo che noi, se possibile, se vi sarà ancora storia umana, se vi saremo ancora qui, io credo di sì, io sento, non di essere ottimista, ma sento che dai giorni che verranno noi siamo chiamati oggi, dai giorni che verranno, a un punto di fuga, a un momento in cui usciremo da questo orrore. E allora sarà importante camminare in questa direzione come negli anni 70 attraverso, se possibile, anche diverse stagioni referendarie. E quindi l'educazione delle persone ad andare al comune a dire: ma magari domani, dopodomani, 500.000 persone andassero subito. Non dimentichiamo, abbiamo 90 giorni di tempo, non si rimanda a domani, dopodomani, si fa domani, si va al comune, cioè il 23, 24, 25 aprile, il 30 aprile, via, ma non oltre, si va al comune e si firma. E l'ideale sarebbe se tutti andassero al comune in certo modo. Significa che la comunità va a prendersi i propri edifici, va a prendersi le proprie istituzioni, in qualche modo è una forma di occupy, io non amo in questo momento tantissimo la cultura che viene
diciamo, dall'altra parte dell'oceano, però diciamo, c'è tutto quel movimento di occupazione dei luoghi, ecco, l'occupazione di luoghi simbolici attraverso una firma, magari con una coda che non finisce fuori dai comuni. Questo sarebbe la guerra interiore ed esteriore che dobbiamo combattere. L'istituzione deve tornare ad essere un bene comune, quindi in questo senso noi dobbiamo riappropriarci, quindi sì, perché no, anche occuparci. Sì. Occuparci e occuparlo. Sì.